Lazzaro Calcagno, direttore artistico del teatro Il Sipario Strappato di Arenzano. Parte una nuova stagione piena di novità. Allora, che cosa prevede il cartellone? Beh, intanto devo dire che vi ringrazio dell'ospitalità che citate sempre, siete sempre così gentili. No, parte appunto una stagione nuova, una stagione che ha 36 titoli in cartellone e poi avrà anche un'appendice di musica colta, di musica classica nel piccolo teatro. Ritorniamo un pochino al piccolo teatro con la musica di Beethoven. E partiamo con una produzione coproduzione, nel senso che con il teatro Frankische Theater Sommer di Holfer, Baviera e tedeschi, con il quale collaboriamo da 5 anni, faremo questo spettacolo sulla vita di Billie Holiday, vero e proprio regista Jan Burdinski, e utilizzerà una delle nostre attrici, Sara Damotta, che sarà la protagonista. E poi questa stagione è una stagione varia, passa dalla danza, ci sarà prosa, ci sarà musical, ci saranno commedie brillanti e comicità. La comicità, tra l'altro, è l'esclusiva dei laboratori Zelig che abbiamo per la Liguria. Verranno appunto a fare i provini Gino e Michele e Bozzo, che sono gli autori storici e fondatori di Zelig televisivo, e verranno a provinare i nuovi talenti, quelli che vedremo prossimamente sulla TV nazionale dei comici. Tra l'altro la Liguria è piena, ha avuto sempre grandi comici come tradizione, appunto proprio anche da quella trasmissione. Mi viene in mente Maurizio Lastrico, Enzo Paci, che tra l'altro sono venuti anche nel nostro teatro, Giovanni Verni, insomma tanti comici che sono partiti anche dal nostro teatro con le prime loro esibizioni dal vivo. E poi abbiamo nostre produzioni, abbiamo Shakespeare, anche se mascherato, perché c'è Max Tempesta, una rilettura della Tempesta di Shakespeare, adattata ai giorni nostri, che secondo me è molto interessante. Poi insomma abbiamo uno spettacolo di un autore di Striscia la Notizia, Carlo Denei, con uno spettacolo diciamo più teatrale rispetto al cabaret, che è Se c'è pubblico guarisco, sulle ipocondrie che lo attanagliano. E poi abbiamo spettacoli di Enrico Bonavera, il grande Arlecchino di Streller, che torna con lo spettacolo sulla commedia dell'arte, Osei, Budei, Fradei. Poi avremo Savino Cesario, il chitarrista di Maurizio Crozza, e nonché di Joelle Dixie, viene con uno spettacolo di prosa da noi, uno spettacolo molto interessante sui bordelli. Insomma venite, i prezzi sono gli stessi dell'anno scorso, addirittura per chi verrà dai laboratori Zelig avrà la possibilità, se prenoterà per tempo, di avere un tavolino prenotato per 4 persone, devono essere almeno 4 persone, e il teatro offrirà, grazie ai commercianti di Arenzano, una bottiglia di Pinot, quindi si vedrà uno spettacolo gustandosi una bottiglia in 4 di Pinot, basta prenotare in tempo.